un abbraccio fortissimo. Il Signore ci stritolerebbe col suo amore, perché il Venerdì Santo è il giorno dell'amore infinito, immenso, di Cristo per ciascun essere umano, per te che pensi di essere un fallito, per te che hai ucciso, per te che hai mentito. L'amore è un amore totalmente disinteressato, altrimenti non è amore. Quando i gesti di amore sono fatti per un tornaconto, anche lieve, non è puro amore. E il puro amore viene solo da Dio, da Cristo. Il Venerdì Santo si legge il Passio, perché noi possiamo capire veramente che cosa Gesù ha fatto per noi. Ho cercato di leggere tanto sulla passione di Cristo per capire perché il dolore è salvifico, perché Cristo, morendo sulla croce, ci ha redenti. E allora ho riflettuto sull'amore. Quando si ama l'altro, pur con tutti i peccati, pur con tutte le meschinità dell'altro, se la motivazione è l'amore, noi lo amiamo ad ogni modo. Proprio l'altro ieri mi ha telefonato per farmi gli auguri. Io sono stato 7 anni come cappellano delle carceri, un grandissimo uomo che si è pentito e che ora gode dei benefici di una libertà vigilata. Sono stato 4 anni e mezzo con questo mio grande amico e mi raccontava con molta franchezza, dal momento che si fidava di me, mi raccontava della sua storia terribile. Aveva ammazzato niente meno che 180 persone e mi diceva: non li ho solo uccisi, li ho barbaramente uccisi, 180 delitti. E mi diceva: io non ero come il diavolo, io ero il demonio. E allora proprio l'altro ieri mi ha telefonato, non so da quale parte, perché nessuno può sapere dove i collaboratori di giustizia vengono mandati, mi diceva: Don Renzo, ti manderei una foto. E perché non me la mandi? Sai che cosa vorrei farti vedere? La gioia profonda che è nella mia anima, ma una gioia veramente infinita. E ho detto: e dai, dammi la ricetta della tua gioia. Vuoi la ricetta? Amare il Signore. Amare il Signore. Sapere che il Signore è la vita. Vedi, tu lo sai, 180 delitti. Ma io mi sento totalmente perdonato, amato, valorizzato. E ho ottenuto il perdono. E che perdono! Il Signore veramente rigenera, fa nuove tutte le cose. Ma quello che mi ha colpito è questo: ma io ti manderei una foto, vorrei farti vedere i miei occhi lucenti, i miei occhi gioiosi, per mostrarti quanto è immenso l'amore del Signore. Noi invece pensiamo: ma come, 180 delitti, non merita nulla, l'inferno. E no, mi diceva questo amico grande,
si fa più festa in cielo per un peccatore pentito che per 100 giusti. Ha preso veramente il Vangelo alla lettera e in questi 10 minuti di telefonata mi ha riempito di entusiasmo, ha ridato a me un po' di vita, perché a volte, sa, ci prende un po' di amarezza, di tristezza, e la gioia di questo mio grande amico mi ha veramente fatto trascorrere una giornata meravigliosa. E così mi raccontava i giorni trascorsi insieme, la liturgia delle ore che lui recitava tutta pienamente, e diceva che la preghiera, il contatto con Dio, è gioia che entra nella nostra vita. Vedete che cosa fa il Signore se noi abbiamo fede in Lui. Quindi che cos'è la croce? Che Cristo ha preso su di sé i nostri peccati, ha preso su di sé i 180 omicidi di questo mio amico, tutti i danni compiuti nelle stragi, ha partecipato a tutte le stragi della mafia, ma ora è un uomo trasfigurato, un uomo santo. Io ricordo quando dovevo la domenica preparare le omelie, insieme si leggeva il Vangelo e lui proponeva le sue riflessioni, e devo dire che le sue riflessioni erano di una intensità, di una profondità di fronte alle quali io restavo meravigliato. Ecco che cos'è la croce. Gesù prende su di sé tutto di noi, i nostri fallimenti, le nostre paure, le nostre angosce, e ci trasforma. Trasforma tutto in gioia. E mi ripeteva continuamente: Don Renzo, io non ero come il diavolo, io ero il diavolo. E quando spesse volte in televisione rimandano uno spaccato della sua storia, il suo volto era veramente un volto minaccioso, terribile, e io ne parlavo con lui dicendo: mamma mia, che volto, eri proprio il diavoletto. No, il diavoletto, io ero il demonio. Ora guardarlo invece, resti se tu lo guardi, resti sorpreso, un volto dolce, gli occhi luminosi, una gioia stratosferica, grazie al Venerdì Santo in cui il Signore ha inchiodato sulla croce tutti i tuoi peccati, e il Signore ci dice: ritorna a me, non fare lo sciocco, non barattare per poche cose la gloria e il paradiso, torna a me. Ecco che cos'è il Venerdì Santo: riempirci della gioia di Cristo e dirgli grazie in eterno ed imitarlo, perché nessuno mai potrà amarci come il Signore, e chi è lontano dal Signore non può ricevere quell'amore di cui noi abbiamo un bisogno estremo, un bisogno totale. Un abbraccio forte e che il Signore ci dia tanta, tanta fede.